Ma io credo che i beni comuni siano una categoria innovativa proprio perché va oltre la tradizionale declinazione della modernità, ossia di un rapporto fra persona e mondo esterno basato sul dominio, sul controllo e sullo sfruttamento. I beni comuni sono più una categoria dell'essere che una categoria dell'avere dal punto di vista filosofico e ontologico. Di mentre i partiti politici sono strumenti di attuazione della modernità politica, i movimenti sono strumenti di emersione dei beni comuni, di consapevolezza dei beni comuni stessi e quindi anche di tutela dei beni comuni. È ovvio che il futuro sta nel trovare una sintesi fra rappresentanza politica diretta dei partiti e democrazia diretta, partecipata, tipica dell'esperienza dei beni comuni, in vista dello stabilire un nuovo modo di vedere il mondo intorno a noi, che sia meno antropocentrico e più legato a una vera e propria partecipazione in armonia fra l'uomo e la natura. Gli enti locali sono essenziali, sia perché appunto gestiscono servizi diretti per i cittadini, quelli che si chiamano servizi pubblici essenziali, ma poi perché gestiscono beni comuni. Il problema dell'accesso all'acqua, il problema della qualità dell'aria, la possibilità di accedere alla conoscenza, le migliori esperienze in questo momento di accesso a internet vengono dagli enti locali, dalla provincia di Roma, al comune di Venezia, la legge regionale del Piemonte, quindi è un ruolo essenziale e centrale per la vicinanza con i cittadini e perché sono un tramite non di mercato tra i diritti fondamentali delle persone e i beni che sono necessari perché questi diritti non rimangano sulla carta ma divengano effettive opportunità per le persone. Credo la grande novità sia questa, cioè la volontà di attuare anche alcune parti della Costituzione che non sono state applicate. Abbiamo sempre detto forse che la più grande riforma costituzionale è applicare quelle parti che sono state disattese, in particolare quella grande dimensione partecipativa che c'era nella Costituzione, c'era ovviamente anche tutto il discorso dei partiti politici, della democrazia e della rappresentanza, ma c'erano anche i principi della democrazia partecipativa che non sono stati applicati. Questo perché c'è stato forse in un certo momento storico una eccessiva invasività, diciamo, da parte dei partiti politici. L'obiettivo invece è quello, diciamo, di mettere in armonia le due dimensioni democratiche, cioè la democrazia della rappresentanza con la democrazia della partecipazione. La novità di questa amministrazione, se vogliamo cogliere anche un dato politico, che noi nei luoghi della rappresentanza politica, quindi del governo, anche della cosa pubblica, stiamo portando istanze di movimenti, comunità resistenti e cittadinanza attiva. Una certa politica anche di apparati partitocratici nel recente passato ha inteso reprimere il dissenso, la partecipazione con il manganello e con questioni di ordine pubblico. Noi stiamo provando a fare questo, cioè a portare nei luoghi del governo della cosa pubblica quelle che sono istanze fino ad ora racchiuse solo nei movimenti e che quindi una certa politica, e anche molto ampia, certe volte anche molto bipartisan, ha tentato di reprimere. Penso ad esempio, non lo voglio fare a caso, visto che sono 10 anni di Genova e poco più di Caserma Raniero a Napoli, che certo si parla solo di Genova e si dimentica Caserma Raniero a Napoli, io credo che lì si è cercato di mettere fine, si è cercato, ma senza riuscire, col manganello, di un grande movimento politico laico, religioso, cattolico, progressista, che cercava, secondo me, proprio di parlare di un uomo, di fare politica. A Napoli noi cerchiamo di trovare una sintesi, come diceva Alberto, tra la rappresentanza politica di tipo tradizionale con quello che noi abbiamo visto in questi anni muoversi non solo in Italia ma direi nel mondo, visto che parliamo di globalizzazione di diritti come vogliamo fare noi e non più solo di globalizzazione di mercati e di mercanti come si è fatto solo fino a poco tempo fa.